Signori, buonasera e bentornati con un nuovo video. Tutti, prima di iniziare questo video voglio parlarvi di una cosa fenomenale che secondo me, ragazzi, può fare al caso vostro, anche per chi è alle prime armi per editare dei video. Sto parlando di Filmora, ragazzi, software che permette a tutti quanti di editare, di trovare effetti e avere il massimo dell'efficienza per quanto riguarda un programma di editing video. Vi faccio subito vedere come si presenta la schermata di Filmora e vi spiego alcune piccole cose, piccole novità che hanno introdotto per questi poi saldi estivi. Ovviamente vi lascio poi i link nella descrizione. La classica schermata iniziale dove possiamo scegliere qualsiasi tipo di formato per i nostri video. Noi andiamo con un classico progetto editing che si presenta in questo modo. Quindi avete a destra la schermata dove si andrà a vedere tutto quello che appunto voi fate. Basta trascinare un semplice video che voi volete editare qui sotto, ragazzi, e lui in automatico poi vi porta l'intero video da questa parte qua. Qui a sinistra avete tutto quello che volete ovviamente importare, ma la cosa figa inizia adesso. Noi andiamo su Stock Media, abbiamo tutte le immagini, foto e video che ci possono occorrere per aiutare con il nostro editing. Possiamo utilizzare tutte le gift più popolari senza nessun tipo di impegno, basta solamente prenderla, se vogliamo la passiamo qua sotto ed ecco qui che noi durante poi la fase del montaggio troveremo appunto questa immagine qua, semplicissima e veloce. Eccola qua, ragazzi, senza dover fare niente, lui ci utilizza tutto quello che ci può interessare. Abbiamo anche per quanto riguarda l'audio, la parte audio che è non da sottovalutare, dove ci sono tutte le musiche non copyright che noi possiamo utilizzare per i nostri video. Noi prendiamo una transazione, la portiamo direttamente sul video che ci interessa, basta un click e ci fa la transazione, ragazzi, del video. Fighissimo. Se noi non abbiamo tempo, diciamo, di editare il video, quindi andare a tagliare tutte le parti che a noi non ci occorrono, basta attivare questa qua, ragazzi, il rilevamento del silenzio. Noi ci clicchiamo, lui in automatico, andiamo a mettere ovviamente i valori che a noi ci interessano, andranno a rilevare da solo tutte le parti che andrà a ritagliare senza che noi dobbiamo fare niente. Guardate che figata questa cosa, quanto tempo possiamo risparmiare. Come avete visto, ragazzi, lui ha completamente tagliato l'intero video. Vi piace il video, vi interessa, non c'è problema, cosa facciamo? Esporta il video e lui adesso automaticamente ci porta qui il video totalmente editato da solo. Io non ho fatto niente. Capo, ovviamente qualsiasi cosa ve la andate un po' a ritoccare voi senza nessun problema, se tante volte si va a mangiare qualche piccola parola, perché può succedere. Un'altra cosa che può riguardare l'intelligenza artificiale, qua, ragazzi, in questa barretta qui trovate questa qui, una T, dove se noi teniamo premuto ci dice il testo rapido, che potrebbe essere normale oppure un testo rapido in 3D. Noi clicchiamo testo rapido in 3D, cliccando qui sulla tira si aprirà tutto quello che noi ci può occorrere per il testo, quindi ringrandire, rimpicciolire, qualsiasi cosa. Possiamo scaricarci un colore che a noi piace, ecco, blu e dorato, vedete? Quindi ci ha cambiato già la scritta con quello che noi abbiamo scelto, una cosa semplicissima e facilissima. Iscriviti al canale, riandiamo a selezionare un'altra voce, Dave, facciamo ok e lui in automatico andrà a leggere quello che c'è scritto. Questa è l'intelligenza artificiale ed è una cosa fantastica, guardate. Iscriviti al canale. Cioè, sta cosa è incredibile. Approfittatene, passate qua sotto in descrizione, approfittate di questa offerta estiva. Oggi, ragazzi, siamo a Corfù Centro perché andiamo a assaggiare la migliore pita di Corfù Town. Queste sono consigli che mi sono fatto da Alessia. E si trova qui dietro alle mie spalle, qui dietro, ragazzi. Si dice che fanno la migliore pita in assoluto della parte però di Corfù, no? Della Grecia, quindi rimaniamo un po' così. Quindi come non poteva il giocherone andare a assaggiare la pita, speriamo sia bella una casareccia, la pita casareccia, ragazzi. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se secondo voi potrebbe essere casareccia o meno. Mi raccomando un bel like, perché poi se arrivano tanti bei viaggi, sì, negli altri viaggi che faremo, sì, perché poi le ne messano in Sardegna, ragazzi. Oh my god! Ci sono state, ma non mi ricordo. Vabbè, è come se io sono stato in Grecia, ma non mi ricordo, ero piccolo, cazzo. No. Ragazzi, la portiamo a mangiare i piatti tipici, tipici casarecci sardi. Vabbè, con me non puoi non andare in Sardegna. Come? Lo sa, siamo lì, perché è un Grecia in Sardegna. Esatto, quindi ragazzi, un bel like, andiamo a provare questa pita, yeah, e speriamo bene. Fa un caldo della Madonna, perché fa troppo caldo. Ok, il posto è questo, si chiama Taberna, Taberna, qua che si chiama. Dobbiamo aspettare che c'è un po' di fila. Lì ci stanno già dando da fare in cucina e vi dico solo che c'è la fila, cioè si è creata la fila, quindi si prospetta, mi sa che dovrebbe essere buono. Poi guarda là come grigliano.
Ok, questi sono i tipi piatti che fanno. Guarda che figata. Ah, ti è. Sto zio, ho messo. Ti è. Proprio stufate così, perfetta proprio. C'è un bordello qui dentro incredibile, però vabbè. Allora, ci è arrivato il menù, ragazzi. Ovviamente ci capisco. Qua è scritto tutto quanto in greco e qua c'è la parte inglese. Vabbè, l'inglese un po' ma la bazzico, ma poco. E probabilmente io prenderò questo. Allora, la pita, da quello che ho capito, è quello spiedino, giusto? La pita è il pane. Ok. Il ghiro è la carne. Ah, questo è quello che mi sono preso sempre io di solito. Io devo assaggiare la migliore ghiro pita di Corfu Town. E siamo qua apposta. Allora, il posto promette bene perché è bello rustico, di quelli proprio di una porta, bello casereccio proprio. I prezzi vanno rete. I prezzi abbordabilissimi, l'odore ci sta una cifra. E poi? Poi si deve mangiare bene. Poi si deve mangiare e basta. Allora signori, ci è arrivata la prima pietanza che è la Saganaki. Come dice Ciccio, la Saganaki. Il Saganaki, che sarebbe un formaggio fritto. Feta fritta. La feta fritta, che adesso ci mette anche il limone sopra. Com'è? Buona, la devo assaggiare. Allora l'assaggio senza limone, l'assaggio con il limone. È la più buona che abbiamo mangiato oggi, vero? Vero, anche meglio di quella che faccio io. Con il limone spegni la riva? Sì, sì. È più buona con il limone? È più buona. Ci dovresti mettere pure pochino di sale? No. No. Per me no. Per me sì. Io mangio sciato, cioè mangio troppo salato, mangio sciato. Buonissima, però dobbiamo aspettare la pita. Ed eccola qua ragazzi, è arrivata la pita. Allora vi dico che rispetto alle altre la vedo molto più sugnosa, proprio molto più ripiena e più zozza, se posso dire così. Questa salsetta che è al pomodoro, che cos'è? Una salsetta? Mo la andiamo a assaggiare, è una salsa, che cos'è? Ma io che cazzo ne so? Sa di carne? È una, quindi un fondo, un brodo? Sì. Mi sa il brodo della carne? Una riduzione della carne, probabilmente. Vabbè, mo la andiamo a assaggiare. Quello è, come si chiama quello spedino di carne? Il souvlaki. Quindi quello là si chiama pita souvlaki se viene messo dentro qua. Esatto. Il succo della carne, il brodo della carne, mi sembra, Sì. Vero? Cos'è che rispetto alle altre è molto più buona, perché è molto più delicata. È diversa. Eh? È diversa. È diversa. Quelle altre rimangono molto più strong di sapore, anche la carne molto più saporita. Questa invece nell'insieme, questa salsetta, ma sai che ha più buone tutte veramente. Il pane è buonissimo, il pomodoro fresco, sotto c'è la salsetta che è fresca, la cipollina molto molto interessante, mi piace, assaggiati. Esperta sei tu, che lei in Grecia c'ha appena campato, però se dai un bel mozzico senti proprio la differenza rispetto alle altre, anche la carne, oltre che non sa per niente di quel bruciacchiato, quella carne bruciacchiata. No, è per mozzico devo dire. È molto più delicata però. Buona, eh? È buona vera. Mamma mia raga. Rispetto alle altre che è molto più forte il sapore, anche la carne, questa è troppo leggera. È proprio buona raga, mortacci vostra, mamma mia buona, delicatissima. Però forse una critica ce l'ho. Hai una critica? Io dentro praticamente la cipolla non ce l'ho, quella che c'ho non è la cipolla rossa, non è la cipolla rossa, è quella bianca, non mi sa di fare. Pure c'è la cipolla bianca. La cipolla greca, quella del Dropea, non è delle più buone. Io sono già pieno, però raga, massa è buona. Guarda che roba, no, mamma mia, ultimo boccone per me. Tra le altre due che abbiamo mangiato è molto buona, è un po' più delicata, però non penso sia la migliore. Però ragazzi, cioè noi abbiamo fatto proprio la ricerca, questo posto era il posto più votato della pita qui a Corfù, ovviamente, a Corfù Town, qui non Grecia generale, e sicuramente ci saranno posti totalmente migliori, però qua era la più votata. Assaggiamo un mozzo di questo, anche se sto a esplode. Questo è il classico spiedino, anche sciapo. Rimango con la ghiro pita. Poi vediamo anche il conto, abbiamo preso due pita ghiro, un souvlaki, saganaki, un quartino di vino, una coca zero, buona. Io personalmente gli do 4 su 5.
cioè secondo me non è perfetta. A quegli altri, cioè, secondo dato, c'era più freschezza, c'era più quella salsetta fresca, tipo il tzatziki, era un po' più fresco, questo è buono. Allora signori, siamo appena usciti dal posto, ci aspettavamo molto di più sinceramente, sì. Ok? Ci aspettavamo molto di più. La pita era buona ma non era un granché, Sakanaki era buonissimo, il prezzo è quello che mi sta a fare un po' ricredere. 19,50 tutta quella roba che abbiamo preso, cioè tutto quanto 19,50 ragazzi è pochissimo. Cioè, come diceva anche lei, è un posto che campa per il nome, cioè un nome conosciuto che sta al centro e va avanti per quello, e se ne approfittano e non c'hanno sta roba di grandissima qualità. Era buona la pita ma abbiamo mangiato di meglio. Le patatine erano freddissime, niente di che. Lo spiedino lì, come cazzo si chiama, il soufflé, come cazzo si chiama qualcosa lì, diciamo che era per me un po' secco e insipido. Si sono rifatti un po' col prezzo, dai, che abbiamo pagato 19,50 in cazzo. Nell'insieme, io personalmente, nell'insieme gli do 3,5. Non... ok che il prezzo è basso, ma è basso quasi tutta la Grecia. Però proprio in generale il cibo, la qualità, o mi aspettavo troppo di più. Fagliamo questo cosa, che questo è il posto migliore da mangiare la pita qui a Corfu Town. Non è questo il posto. No, è il primo. Guarda, il primo nel vlog, quando vedrete il vlog, se già l'avete visto, lì è molto più buono. Quindi sì, già l'odore vi invitava tantissimo ad andare a mangiare. Comunque ragazzi, noi ci andiamo a fare un giretto qui. Vi invito a lasciare tanti like per un prossimo video, mi raccomando. Uscirà anche un video per quanto riguarda una cosa sul drone, perché non so se è già uscito oppure no, ma penso che doveva uscire. Ci vediamo al prossimo appuntamento. Da Gioco è tutto, ciao ragazzuoli. Sì, ma adesso siediti, ascolta, ti racconterò con la calma ogni pianto ed ogni batosta. Tutto quello che ho sulla pelle sembra tatu, ma è solo buio. Partirà il viso, non può curare, vedo del bene, dentro sto male. Prima le crisi col frigo vuoto, ora sto pieno, anche se vuoto, sentire mamma che piangeva a letto.